Ladri rubano moto sfondando con l'auto la vetrata di una concessionaria. Incidenti a Fano ferite mamma e figlia di due anni. Spesa sempre più cara dalla frutta alla carne aumenta tutto. Bollette triplicate grido d'allarme dalla ristorazione. A Pesaro la prima volta dell'International Police Award. Buonasera, questo è il telegiornale di oggi, mercoledì 7 settembre. Apriamo questa edizione con la cronaca e con le immagini di un furto avvenuto in una concessionaria a Pesaro. Ladri professionisti infatti hanno usato un'auto rubata per sfondare la vetrata dello showroom e rubare tre moto caricandole su un furgone. Vediamo tutto in questo primo servizio. Un'automobile utilizzata come ariete di sfondamento, una vetrina completamente sventrata e ladri penetrati all'interno per un colpo mirato a tre motociclette da motocross poi caricate su un camioncino e relativa fuga. Questa l'estrema sintesi del colpo andato a bersaglio questa notte da ladri professionisti allo Yamaha Store DNG della Interquartieri di Pesaro. Un colpo notturno completamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno visto l'esatta dinamica di questo illecito sul quale sono intervenuti prontamente gestori del negozio, così come polizia e carabinieri. Polizia e carabinieri che sono già sulle tracce di un reato che ci viene riascoltato assunto nei dettagli da Paride Felici, responsabile del Yamaha Store. Questa notte, all'incirca verso le 2-3 quarti della notte, e con un'auto, abbiamo visto dalle telecamere, con un un'auto hanno sfondato la vetrina e poi hanno caricato tre moto in un camioncino. Moto di che genere e di che valore? Tre moto da cross, perché sono moto da competizione che non hanno targhe, quindi secondo noi è una cosa mirata. Hanno puntato proprio tre moto che tra l'altro erano anche lontane dalla vetrina, quindi una cosa programmata, insomma commissionata probabilmente. Che valore commerciale hanno? 30.000 euro circa di valore. 30.000 euro a cui aggiungiamo danni immagino rilevanti? Sì, danni rilevanti, quello è il problema grosso perché hanno sfondato la vetrina, adesso per ricostruirla, e risistemare tutto ci vorrà tempo e, e soldi. <ride> L'auto utilizzata come una rete è una Mercedes Serie A, dunque anche un'auto di pregio che tra l'altro risulterebbe rubata ad Osimo. Tre o quattro invece i malviventi che sarebbero coinvolti nel blitz alla Yamaha. Loro allora hanno sfondato, c'era l'altro che aspettava, aperto il camion, e moto leggere, quindi da cross che pesano 100 kg, facili da, da, da caricare. Ringraziamo Polizia Carabinieri e Vigili del Fuoco che sono intervenuti prontamente. E però purtroppo loro sono scappati velocemente, insomma era una cosa eh, organizzata. Va detto che tutto il negozio è completamente assicurato sia per quello che riguarda il furto sia per quello che riguarda gli ingenti danneggiamenti alla struttura. Fatto sta che i disagi sono naturalmente notevoli e servirà un po' di tempo per rimettere la situazione nella normalità. E adesso ci spostiamo a Fano e torniamo a parlare di un altro, un ennesimo incidente stradale, in particolare quello che è avvenuto nella rotatoria di Ponte Metauro dove ieri sera, attorno alle 20.30, un'auto guidata da una 35enne ha tagliato la strada ad una 31enne in bicicletta che pedalava con la figlia di due anni sul seggiolino. Mamma e figlia sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate, già dimessa la bimba, più serie invece le condizioni della madre che è stata trasportata all'ospedale di Torrette di Ancona. Dal pane alla carne, dalla frutta alla verdura sono davvero pochi i generi alimentari che stanno sfuggendo ai rincari, prezzi che continuano a salire di settimana in settimana, come ci spiegano in questo prossimo servizio le attività pesaresi che abbiamo intervistato. Non ci sono soltanto bollette triplicate a svuotare le tasche di cittadini, pure il carrello della spesa è diventato sempre più salato. Da mesi sono aumentate tutte le materie prime. Rispetto a luglio la Coldiretti Marche ha stimato rincari di ogni genere, più dell'8% sulla frutta, quasi il 20% sul latte, il 15% su uovo a zucchero, il 13% sul pane. E sono rincari che pesano sulle tasche dei cittadini e che subiscono pure i venditori al dettaglio, soprattutto quelli della piccola distribuzione. I prezzi stanno andando alle stelle da inizio anno si è iniziato a vedere da, dai panificatori che hanno appunto aumentato i prezzi, poi piano piano c'è stato da, dall'Ucraina in poi c'è stato un aumento vorticoso. Il problema fondamentale è che all'inizio c'è stato uno scatto, ma poi questo scatto è continuato, cioè ogni giorno aumenta la merce, ma di qualsiasi tipo, che sia latticini, eh, carne, scatolame, tutto, sta aumentando tutto ogni giorno. Per cui tutte le volte che arriva merce bisogna controllare i prezzi perché c'è stato un aumento del più del 50%. Alcuni prezzi cerco, almeno io nel mio piccolo, di lasciarli fino a quando posso, nel mio minimo margine, come posso, ma bisogna ogni giorno riprezzare merce che magari hai comprato la settimana scorsa e via che aumenta, aumenta, aumenta. I latticini stanno andando alle stelle. E per cui tutti i derivati dei latticini, sta scarseggiando anche della merce, si fa fatica anche a reperire della merce in base a, appunto, a, che, a che cosa siano, insomma, e, e per cui niente, stiamo a vedere fino a quando si fermerà, ma eh, le voci sono che non, non ci sarà un arresto, per cui non lo so, il carrello è sempre più costoso, i soldi sono sempre quelli, per cui i clienti fanno veramente eh, fatica. Guerra in Ucraina, caro gasolio per i trasporti, agricoltura penalizzata da costi lievitati e da siccità, un circolo vizioso che ad esempio ha alzato in maniera sostenuta i prezzi dell'ortofrutta. Si parla di un 40-45% su certi prodotti, 20 25 su altri, la, quello che lo sbalzo grosso è stato specialmente nella verdura. Non, non capisco il motivo, qualcuno dice la siccità, qualcuno dice il coso, c'è anche una speculazione dietro a livello di, di, diciamo di mediatori che mh, tramite l'acquisto dal produttore al consumatore, sappiamo che parecchie cose arrivano da, da, dalla Sicilia, dalla Puglia, diciamo, i trasporti così, ci sono anche delle cose dovute a, a delle speculazioni sicuramente. Rincari anche nel settore carni, dove la materia particolarmente deperibile rende ancora più complicato azzardare ricarichi al cospetto di un prodotto che si rischia di non vendere e dunque di gettare al macero. La situazione nel settore carni è fortunatamente che noi macelliamo e praticamente i bovini li acquistiamo dall'allevatore. L'allevatore ha avuto qualche piccolo aumento come magari gasolio, per gli attrezzi, quelle cose lì. E qualcosina si è aumentato ma anche noi che stiamo un pochettino limitati anche sul fatto degli aumenti perché non c'è molto consumo di carne, in questo momento c'è stato un, un, calo, un calo sostanzioso delle vendite nel settore macelleria. E noi stessi stiamo attenti nel, nel muoverci nei prezzi perché visto quanto un prodotto non lo vendi, noi vendiamo un prodotto deperibile, non è che vendiamo un prodotto una maglietta che può stare lì mesi e mesi, non è così. E loro allora bisogna che stiamo attenti anche a non ritoccare i prezzi perché la gente in questo momento o che non ha i soldi da spendere o, o li spende diversamente. Con i cibi più costosi diventa ancora più delicato il tema degli sprechi alimentari che noi di Rossini TV abbiamo affrontato diverse volte in questi ultimi mesi, un tema che ora si rafforza grazie all'istituzione da parte del Comune di Pesaro del cosiddetto progetto di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari, un progetto annunciato oggi dall'assessore alla solidarietà Luca Pandolfi che ha ottenuto 48.000 euro di contributi regionali risorse che rafforzano la rete di recupero delle eccellenze alimentari con relativa redistribuzione alle fasce deboli. Il progetto coinvolgerà anche i comuni di Tavuglia, Gabice Mare, Gradara, Monbaroccio, Montelabate e Valle Foglia. L'obiettivo è quello di aumentare del 30% in tre anni il recupero da mense aziendali, forni e pasticcerie, grazie a una nuova cabina di regia che coordinerà l'azione delle associazioni. Città della Gioia, Fondazione Banco Alimentare, Croce Rossa, Caritas Pesaro e Onlus Gulliver. Abbiamo parlato dei rincari alimentari, ma la spesa più preoccupante del momento resta quella dell'energia. Nel prossimo servizio il nostro Simone Celli ha affrontato il tema delle bollette triplicate nella catena di ristoranti Pesci Azzurro. Prima il Covid, poi il caro bollette. Non c'è pace per le aziende, soprattutto per quelle che, per loro natura, sono costrette a giocarsela sui grandi numeri. Come il Pesce Azzurro, nota catena di ristoranti self service della costa Adriatica. Una nave che, per non affondare, deve riuscire a far quadrare i conti nonostante le spese ingenti che deve sostenere ogni giorno. E la bolletta dell'energia elettrica da poco ricevuta per la sede di Fano non è di certo da siamo estremamente preoccupati da quando ci è arrivata la bolletta dell'energia elettrica del mese, del mese di luglio, eh, basti pensare che nel luglio 2021 con stessi consumi di kilowatt eh, abbiamo avuto una bolletta nel 2021 di circa 12.000 euro, nel 2022 stesso consumo una bolletta di quasi 42.000 euro che sono queste qua, dopo due anni di pandemia che a noi eh, come ristorazione maggiormente rispetto all'altro tipo di ristorazione eh, ci penalizza in quanto noi viviamo sull'assembramento, sui grandi numeri che dobbiamo fare. E ancora purtroppo c'è tanta gente che ha paura eh, di venire da noi. E inoltre con eh, l'assembramento che dovevamo evitare in tutte le maniere, ci siamo attivati qui nel punto di Fano per eh, creare il drive eh, sul fianco eh, del pesce azzurro. Eh, L'asporto l'abbiamo eh, dirottato di dietro e quindi diciamo che anche all'interno dell'organizzazione qui Fanese eh, abbiamo distribuito il personale ovunque, quindi un aumento di, di personale. Il costo dell'energia si è dunque triplicato e il futuro. Appare tutt'altro che roseo. L'energia elettrica che noi abbiamo sostenuto complessivamente in tutti i nostri punti nel 2021 è stata eh, di 231.000 euro. Eh, basti pensare che nel 2022, già al 31 di luglio, siamo a 2,73, quindi 50.000 euro in più in soli sette mesi. Io non so dove andremo a parare, sinceramente, anche perché vedo che eh, eh, il costo a kilowattore sta aumentando progressivamente e, e non ci è arrivato ancora la bolletta di agosto quindi penso che eh, se questo che abbiamo detto prima era il costo di luglio agosto sarà ancora maggiore e temo che avremo un 2022 con circa 500 mila euro di energia elettrica e non credo che riusciremo a sostenere una cosa di questo tipo purtroppo impennata record anche per le materie prime l'olio adesso costa il doppio e l'aumento di un euro del prezzo del menu applicato già da aprile non è bastato a fermare l'emorragia così si è dovuti ricorrere a Soluzioni più drastiche. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di intervenire subito riducendo eh, l'illuminazione, i tempi de, di accensione delle macchine, delle attrezzature, della cucina ed in particolare dell'impianto di condizionamento. Eh, abbiamo cominciato a, ad alzare quindi eh, la temperatura, eh, purtroppo qualche disagio in più c'è, però non possiamo fare diversamente, anche se. Credo che questo non ci risolverà un granché, sinceramente, e quindi temo veramente seriamente per il futuro. Ripeto, io spero di resistere e di non dover giungere alla chiusura, ma. Qualcosa sicuramente dovremo mettere in campo, magari una chiusura maggiore nel periodo invernale in certi orari o in certe giornate. Noi già eh, a causa di queste problematiche della pandemia prima e adesso di, anche di questa situazione, purtroppo eh, abbiamo già chiuso eh, Milano Marittima e da ultimo abbiamo chiuso San Benedetto del Tronto e stiamo eh, chiudendo definitivamente, anche se quest'anno già non ha aperto la barca, eh, il ristorante galleggiante, tant'è che lo. Demoliremo addirittura. Si sta valutando anche l'installazione di pannelli fotovoltaici, soprattutto per le sedi più grandi di Fano e Senigallia, ma i tempi non saranno brevi. Così l'imperativo ora è soltanto uno: resistere. Credo che i nostri politici, lo Stato, l'Unione Europea, insomma, debbano fare sicuramente subito qualcosa perché eh, le imprese. Credo che ne chiuderanno diverse e le famiglie soffriranno ovviamente perché anche noi, per esempio, stiamo dando lavoro a circa 120 persone in tutti i nostri punti. Quindi, 120 famiglie che saranno in difficoltà a causa della mancanza del lavoro del Pesce ed ora cambiamo argomento. Inaccettabili gli ostacoli che si stanno creando nel creare il nuovo punto vaccinale di Pesaro nella sede di Via Toscana di Marche Multiservizi. È quanto ha dichiarato ai nostri microfoni il consigliere regionale Andrea Biancani. Innanzitutto, Pesaro, il punto vaccinale è stato chiuso inizio estate. Già questa è una cosa che non avevo mai condiviso perché, comunque, nella città di Fano e nella città di Urbino i due punti vaccinali sono rimasti sempre attivi. Ma, comunque, l'impegno era quello di riuscire a ripristinarlo entro il primo di settembre. Eh, Marchi Multiservizi aveva offerto questa disponibilità dando il proprio spazio incomodato d'uso gratuito, si era messo d'accordo con il comune di Pesaro e quindi tutto sembrava a posto che entro il primo di settembre appunto, sarebbe stato riattivato. Eh, devo dire che poi è emerso un problema di tipo burocratico che, ho, che veramente non condivido perché se noi andiamo a vedere i punti vaccinali che sono aperti oggi a livello regionale ma anche nella nostra provincia sono all'interno di mercati ortofrutticoli, all'interno di spazi sportivi quindi palestre, all'interno di... All'interno di vecchi hotel dismessi, non capisco perché proprio il punto vaccinale di Pesaro debba avere una destinazione d'uso compatibile rispetto a un punto, un punto vaccini. Anche perché ASUR ovviamente non ha questi spazi a di disposizione, se no non andrebbe a chiederli in giro per il territorio, ovviamente nessun privato ha spazi disponibili che hanno questo tipo di. Destinazione urbanistica, quindi un eccesso di burocrazia. Mi auguro che nel giro di pochi giorni questa, questa cosa venga risolta, anche perché Pesaro è il suo territorio, anche perché appunto vaccini di Pesaro fanno riferimento anche ai cittadini che abitano, ad esempio, a Gabice, a Gradara, a Valle a Tavuglia, a Monte Labate, a Monte Calvinfoglia, in Foglia. Quindi un bacino di utenza di circa 150.000 persone che ad oggi non ha un punto vaccinale. Siamo, eh, stiamo arrivando in una stagione in cui le persone, probabilmente, soprattutto i soggetti fragili, le persone sopra i i 60 anni verranno invitate a fare il vaccino e quindi non capisco perché il proprio peso del suo territorio non debba avere un punto quando in tutto il resto del territorio regionale è stata individuata una sede che non aveva quel tipo di destinazione urbanistica. C'è una reale alternativa alla sede di Marche Multiservizi? Beh devo dire che a tutt'oggi non mi risulta che ci siano sedi alternative, ma secondo me non, non è necessaria neppure una sede alternativa, perché quello è uno spazio che innanzitutto viene dato gratuitamente, è uno spazio ampio, è uno spazio nuovo, è uno spazio che è il parcheggio, che è facilmente raggiungibile, quindi non vedo perché è necessario individuare un altro spazio quando abbiamo già uno spazio ben definito, anche perché spazi con destinazione so, eh, di tipo eh, ospedaliero, sanitario ospedaliero, non ce ne sono vuoti. Chi è che, che, è, che è un edificio che a quella destinazione, nessuno, solamente un edificio pubblico può essere, ma gli edifici pubblici non ci sono e quindi per quello si va a chiedere ai privati la disponibilità di dare i propri spazi. Prima edizione per due nuovi eventi a Gabice Mare. Dal 9 all'11 settembre la fondazione Visit Gabice ospiterà la prima edizione del weekend del moto turista. Si tratta di un fine settimana con diversi tour guidati lungo gli itinerari più suggestivi dell'entroterra pesarese e riminese, da percorrere in sella alle due ruote. Un appuntamento che mira a diventare fisso per ogni weekend seguente al Gran Premio di Misano. Domenica 11 settembre alle 16 ci sarà invece la prima edizione di Little Dog Day, un raduno di cani di piccola taglia organizzato dall'associazione Il Borgo dei Grilli Parlanti, in cui ci saranno due gare, la sfilata Simpatia e il Dog Talent Show. La giuria sarà composta pensate unicamente da bambini. Sabato 10 settembre il progetto itinerante della regione Marche, La bellezza dei borghi, la bellezza nei borghi, arriva alle ore 21 a Monbaroccio nei giardini di Palazzo del Monte. Si tratta di un progetto che porta a scoprire la bellezza di luoghi come la residenza cinquecentesca della famiglia del Monte attraverso la guida delle bellezze delle Miss Blumare, modelle che diventeranno ambasciatrici alla scoperta delle creazioni e dei santi sapori tipici del borgo di Mombaroccio. Ed ora torniamo a Pesaro e eh, vediamo il video che ha postato l'assessore Enzo Belloni al parco Miralfiore. E sono in corso i lavori di manutenzione delle siepi e la piantumazione di 80 alberi che tornano ad arricchire il patrimonio arboreo dello stesso parco. Dalla flora passiamo alla fauna, vi mostriamo anche queste belle immagini girate ieri nel mare Adriatico a poche centinaia di metri dalla Falesia del San Bartolo, in prossimità di Fiorenzuola di Focara. Immagini che mostrano un branco di delfini nuotare nelle nostre acque, rendendo ancor più suggestiva la cartolina dello splendido promontorio che divide Pesaro e Gabice. E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di una prima assoluta per la prima volta, infatti fa tappa a Pesaro l'International Police Award. Rossini TV è media partner di questo grande evento, arriveranno tantissimi ospiti, vediamo il servizio. Settembre 2022 sarà un mese ricco di eventi per Pesaro. Dal 9 al 18 settembre in città si alzerà il sipario sul 26esimo International Police Award Arts Festival, manifestazione mondiale che celebra le forze dell'ordine attraverso la rappresentazione che ne danno il cinema, la tv, la letteratura e l'intera sfera dello spettacolo e della cultura. Nasce dal fatto che io sono un appartenente alle forze dell'ordine, sono nell'arma dei carabinieri anche se in congedo e dunque tra di noi era nata l'idea di farci raccontare in qualche modo e la cosa migliore era quella appunto di attivare le varie forme d'arte tenuto conto che appunto in letteratura, cinema e televisione è un genere eh, praticamente tra i primi più seguiti dal pubblico e, eh, ed è servita soprattutto per fare da, da specchio, per vederci un pochettino come, come ci vedono, come ci raccontano. E naturalmente, questa è stata un'esperienza bella e brutta nello stesso tempo perché spesso e volentieri, come sapete, molte storie, molte vicende con il protagonista il poliziotto sono vicende di corruttela o comunque di, di malaffare. Tanti appuntamenti in programma, quali proprio da non perdere? Ma secondo me da non perdere c'è la, la prima giornata con i Manetti Bros e Diabolic e le due giornate dedicate alla Romania e all'India. Poi sono tutte giornate interessanti eh, perché praticamente avremo ogni giorno un'esperienza diversa però ecco, quelle che ci avvicineranno più alla, anche a una cultura non nostra, magari anche molto lontana come quella indiana, quella iraniana o quella rumena, che è tutta da scoprire, sono esperienze che in un festival possono servire per, per dire ho visto qualcosa di nuovo. Dibattiti con VIP e personaggi dello spettacolo che avverranno a Palazzo Mazzolari Mosca, mentre film e documentari saranno proiettati al teatro sperimentale. Durante il festival ci saranno anche due importanti premiazioni. Il premio a poxio Meno, riconoscimento internazionale assegnato a sportivi e protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura, che con le loro attività professionali hanno messo in risalto la figura delle forze dell'ordine. Altrettanto rilevante è il premio Alberto Sordi Family Award, condotto dal cugino Igor Righeto nonché giornalista radiotelevisivo RAI, che verrà assegnato da artisti e personaggi che con il loro talento hanno contribuito a far crescere la società. È un festival mondiale perché guarda appunto e premia eh, produzioni di tutto il mondo, non solamente italiane ma anche americane. Eh, indiane, cinesi, di nuove, di nuove scene cinematografiche e soprattutto l'occasione per far incontrare registi, produttori, attori eh, con le, anche con le nostre istituzioni. Siamo molto felici, saranno dieci giorni di dibattiti, di incontri, tutto a ingresso libero, ingresso gratuito, è una manifestazione normalmente itinerante, è la ventiseiesima edizione, ma siamo anche fiduciosi e un'idea che possa anche invece fermarsi a Pesaro per qualche anno se ci sarà una reciproca soddisfazione della città e degli organizzatori. Tra le varie cose si ricorderà Tognazzi nel particolare anniversario ma anche una figura che ha sempre lavorato tanto anche rispetto al, al cinema in divisa. Voglio segnalare tra le altre cose il 13 invece il documentario eh, Siamo qui, siamo vivi in presentazione in anteprima mondiale e sarà anche questa l'occasione per eh, conoscere meglio la storia francese saranno di questo progetto che probabilmente arriverà anche a un film eh, hollywoodiano che racconta la storia di salvataggio di tantissimi eh, ebrei avvenuta nella nostra, nella nostra provincia tra Pesaro e Monbaroccio e quindi sarà anche questa una bellissima opportunità nel contenitore che è rappresentato dall'International Poise Award. E allora vi ricordo che Rossini TV prevederà due fasce quotidiane in cui mostrare eh, per tutto l'arco dell'International Police Award i video inediti di quello che sta accadendo appunto nella città di Pesaro. Quindi seguiteci perché già domani nella rassegna stampa vi comunicheremo tutti gli orari in cui poter vedere questa fascia quotidiana dedicata a questo importante evento. E adesso andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV questa sera in prima serata, 21.20 ormai lo sapete, mostreremo l'ottava edizione del Tavuglia in moto, questo bellissimo weekend appena concluso che eh, ha visto protagonista eh, Tavuglia con tutto il suo mondo legato alle moto della terra, dei piloti e dei motori. Mentre l'informazione su Rossini TV torna nel consueto appuntamento di domani mattina, vi aspetto, ci sarò io con voi in diretta alle 7.20, saremo in diretta sul canale 80 e sulla nostra pagina Facebook. Adesso carissimi amici vi lascio con il meteo, buon proseguimento di serata su Rossini TV.